Buonasera e benvenuti a questa prima giornata di calcio a 5 Spring Cup, giornata di campionato di Serie A fra MPG e Padre Spio. Sul pallone c'è proprio colui che ormai è un definito traditore. Cioè, soltanto così lo possiamo definire, Nicola Carolla. Questo tornerà. Tornerà prima o poi, ma ha fatto il traditore al C7, traditore al C5. Ormai. No, ma c'ha scritto Campolunghi sulla Campolunghi maglietta. MPG di viola. Andolina subito! Sfiora il palo di Di Maio, il pallone va sul fondo. Bellissima azione. Davide, anche un po' di viola. Posto. Sì, tu? Andiamo a leggere rapidamente le formazioni, batte il Flambia. Gli MPG che si schierano con Spedale, poi Chiarello, Burgio, Colomba, Lollo Andolina e Alessandro Andolina, Buscemi, carta in porta e Lele Centrella che ritorna. Dov'è? Ma dov'è Lele Centrella? Ah, è con la maglietta del Paris Saint Germain. Con la maglia del PSG. Ma quanti cambi hanno? C'erano due squadre. Ritorna Lele Centrella, dato Colomba, rischia destro di Spedale. Bravo Dani. E gran parata di Di Maio che nega il gol al Pirata. Numero 7, il capitano degli MPG. Lo fa un gol. Sta prendendo le misure. Stavo dicendo il ritorno di Lele Centrella. In Spedale! Oh! Intanto c'è il ritorno di Lele Centrella 343 giorni dopo. Un anno esatto, si può dire. Praticamente un anno. Quasi. Ritorna in campo sempre al Green Prater. L'ultima partita fu contro il Las Palmas. Kylian Carabilè. Oggi arriva. Colomba. Tocco per carta, ancora non ho letto la formazione dei Padre Spio che si schierano con attenzione, intanto Lollo Andorino riparte Spedale, non riesce a calciare Sceravolo, l'ha chiuso bene, poi tocco ancora per Lollo Andorino, destro fortissimo, deviato benissimo da Arnone, quindi possiamo dire Padre Spio che si schierano con Carolla, poi continuo Sceravolo, Claudio Mattei, Di Maio in porta, Gatto e Arnone. Allora Andolina, tocco per Spedale, all'indietro per Colomba, sombrero su Mattei, Colomba sinistro Di Maio. C'è già Sceravolo pronto a ricevere il lancio, Andolina chiude sui piedi però di Nicola Carolla che sposta il pallone col sinistro. Finita, doppio passo, ancora pensa alla conclusione, si ferma, ricomincia da Arnone. Si ferma Arnone. Tocco per Carolla, taglio di Claudio Mattei, servito invece Sceravolo, rimpallo Carolla forte, alto. Vediamo che Nicola va dietro la maglia. Sì. Vediamo che Nicola è che boh. Che gli piace Campolini. Cioè? A quanto pare. Era avuto un di nuovo un altro. Vabbè, un sacco di tempo fa. Qualche mese e mezzo fa. Che cosa, Fede? È sempre che era la prima partita ufficiale che fa dopo. Dopo lo strappo. Okay, Nicola. Sì. Dimmi. Spedale destro, traversa piena del Pirata che non riesce a mettere dentro il pallone, già la terza occasione per lui. Dimmi. Cattivo Dani. Diretta, se no vai su Facebook. Andolina! Sinistro di Lollo Andolina che batte Di Maio 1-0 MPG subito dopo appena 4 minuti vanno avanti gli MPG. Carolla ha calciato parata di carta col petto Arnone. Mattei sposta palla, calcia col sinistro carta, attento. Vieni Dani, vieni dentro Dani, girati. Spedale a spazio, porta palla il numero 7, saltato bene Sceravolo, ancora Spedale con la punta di Maio. Vero assist carta, forse. 2
Calda! C'eravo il tocco per Nicola Carolla, detto Campolunghi. Carolla prova le finte di corpo su Ale Andolina, sbaglia però il passaggio molto semplice, riparte l'Andolina all'altro lato, troppo campo, palla dentro, spedale, stop sbagliato, poteva subito concludere, poi tocco dietro, intelligente per Colomba! Bomba di Colomba, 2-0 MPG che sono partiti alla grande. Gol destro di Angelo Colomba che spacca la porta, 2-0 per i viola che dovevano essere blu. Sono le scarpe nuove questi di Angelo, ragazzi, le Puma. Partenza shock per i Padrespio con mamma mia, tunnel di Arnone col tacco su Colomba, giocatona del 10. Che giocata aveva fatto? Giocatona del 10, Colomba è rimasto immobile. Arnone ha fatto colpo di tacco clamoroso col tunnel. E adesso proprio lui ancora una volta a ricevere. Tocco per Lollo Andolina. Ancora scambiano Andolina e Colomba. Il 15 e l'11. Rabona di Andolina. Spedale. Era troppo lontano. Non può arrivare su questo pallone. Intanto negli MPG entra anche Buscemi, poca qualità in campo. Tra Buscemi e Andolina, bella coppia. Gli MPG hanno fatto bene a levare serio, diciamo, hanno messo qualità. Gli Esperuzza out dentro Buscemi e Andolina. Andolina l'ho riconfermato. Certo. Arnone, punta Colomba, non lo salta. Gatto non riesce a rubare il pallone. Poi Mattei sposta su Colomba. Tocco per Contino, il 72 mette dentro per Mattei. Prova subito Contino a mettere un po' di qualità nel match. Appena entrato il 72, il numero di Josip Ilicic. Andolina fa correre Burgio! Appena entrato il 45 e gol del 3-0 degli MPG. Capitano Burgio Superman. Cosa stai facendo? Non sei andato, mi pigliavo, ho cliccato due volte e mi ha pigliato due volte. Chiamati. Partenza folle, folle degli MPG. Sì, sì. Con Burgio appena entrato e subito. E se segna Burgio. Oggi è la giornata per giustare. Subito a metterla dentro, capitano. Burgio ancora Andolina, sombrerito provato, cucchiaino. Domande, chissà che starà pensando Nicola Crolla in questo. Ha sbagliato cucchiaino a cambiare squadra. Su Di Maio Arnone non si è fatto fregare, vediamo se adesso i Padrespio avranno la forza di andarla a riprendere. Arnone calcia, non sarà ovviamente facile perché gli MPG sono una gran bella squadra. Andolina ancora in profondità per Buscemi, Ceravolo a chiude, poi a provare la giocata, gliela ruba Buscemi, non c'è fallo. Ceravolo sposta ancora, guadagnata rimessa laterale, riparte Contino, si mette davanti ad Andolina, ancora Contino, doppio passo provato su Ale Andolina, sposta il pallone con la suola. Ale Andolina, gran chiusura difensiva. Una nozione storica, questa partita fu la finale di Serie B 2020-2021 in estate. Perché questa partita? Perché c'erano gli esterni? La maggior parte sono gli stessi giocatori. Andolina recupera sul pallone perso da Ceravolo che poi chiude in rimessa laterale. Ma i Padrespio difensivamente sono forse un po' troppo già buttati in avanti. MPG in contropiede fanno male, tunnelizzato Ceravolo da Buscemi. Perso però il pallone, l'ha recuperato Contino che sì, stava per essere servito da Ceravolo. Carolla adesso è lui che deve fare la differenza, calcia carta, attento in qualche modo. Poi Burgio, sì, tanti spazi per Lollo Andolina davanti e quando ha spazio fa la differenza. Gran chiusura. Lancio di Andolina ancora per Burgio. Questo sei. Non prende la porta il 45, ma ancora una volta c'era stata
la connessione Andolina Burgio. No, le scarpe. Questo, no, questo è Burgio. È entrato l'Ele. Ma poi si è sporcando le scarpe bianche, compà. C'è l'Ele in campo. È entrato l'Ele. Gatto. Rientra intanto in campo Kylian Karabilele. Quasi un anno dopo, sempre sullo stesso campo. Casacca per l'Ele. Casacca per l'Ele. Casacca. Simo! Qua. I nostri impotenti mezzi tecnici. Subito la casacca. I piccioni. Per l'Ele. I piccioni che volano. Volanti. Nato per consegnare le casacche. Burgio, eccolo qui. Eccolo il più qui. Atteso. Ecco, ecco, primo pallone sbagliato. Assist per Carolla. Era un grande assist, però questo di, eccolo di Lele Centrella per Carolla. Primo passaggio. Primo pallone a grande assist per Carolla. Che guadagna però punizione al limite dell'area. Sono amici. Ci ah, sta. Per questo gli ha passato. Sì. Poi Chiarello ha fatto fallo proprio sul 9. Che va a calciare la, adesso la punizione 3 in barriera per Carta, che sicuramente farà anche un passo avanti. Bravo, campo lunghi. Mi sbilancio, questo è gol. Accanto alla barriera c'è Ceravolo, però a porta vuota. Carolla fortissimo a spaccare la traversa, non si riapre la partita, non riesce a metterla dentro. La squadra di Ceravolo sfortunata anche in questa occasione con Carolla che cercava il gol dell'ex. Ma sotto il giocatore. Perché? Si sta addormentando. Ah, io pure sono stanco. Voglio giocare. Chiarello, tocco per Buscemi, spostato il pallone su Ceravolo. Finta di corpo. Chiarello. Gatto, rimpallo. Carolla. Con la suola se ne va. Giocatona su Chiarello. Se ne va poi Gatto. Punta a Burgio. Gatto. Sinistro alto. E ripartono subito il contropiede. Va Kylian Lele. Kylian Centrella. Avanza Centrella. Sinistro out. Adesso sono lunghe le due squadre. Ma se questa è una situazione di gioco che va bene agli MPG per il risultato, non sicuramente ai Padre Spio, che devono cercare di andarla a riprendere. Carolla tenta la giocata su Centrella. Burgio esce palla al piede, chiuso dall'altro capitano. Poi Buscemi, fermato bene da Gatto, che cambia tutto per Carolla. Chiarello, ad anticiparlo. Carolla, Chiarello, Centrella, c'è un mix di cognomi questa partita. Il prof continuo sposta palla bene su Chiarello, è passato dentro Ceravolo, l'ha presa molto male. Poi lancio lungo Buscemi, anche lui cicca il pallone, due palloni ciccati nel giro di 30 secondi. Poi Ceravolo prova con la punta. Il tiro forse della, non so, disperazione possiamo definirlo. Chiarello per Buscemi. Puntato continuo, chiuso, il pallone arriva. Centrella! Forse l'ha toccata Di Maio, poi palla sul palo. Sì, l'ha toccata Di Maio, calcio d'angolo. In questo campo, non si vede niente. Buscemi dentro, tocco di Ceravolo, poi Carolla sbaglia, ha provato il turno su Centrella, l'ha chiuso bene Ceravolo perché c'era già Buscemi tutto solo dall'altro lato. Carolla, no, sì, vabbè, Centrella, mamma, è casino di cognomi. Ceravolo, porta palla, il 3 calcia, deviazione di Chiarello, calcio d'angolo. Genio. Palla per Nicola Carolla. Chiarello ringhia sulle sue caviglie. Non gliela ruba. Si ferma Carolla, che ha preso anche un colpo. Si è addirittura levato la scarpa. Sbaglia tutto, continua l'ultimo. Centrella! Palo! Poteva già chiudere la partita la squadra di Burgio. E palo di Lele Centrella, che un anno dopo cerca il gol. Ceravolo qui sposta il pallone e calcia. Deviazione, poi Carta, non è in area di rigore. E quindi laterale Padre Spio. Claudio! Là! Mattei, Carolla, ancora Mattei, appena entrato. Mattei, forte!
carta. Anche Mattei, grande ex di questa partita. Non per gli MPG, ma per il Liverpool. Tate, con la è tornata al lavoro per Ricone. Jack, dai, questo è da chiare. L'unica persona che ha un caricatore. Cioè, pure Mepati o su Jack? Bravo, lo stavo dicendo. Burgio da lontanissimo. Con le scarpe, fe. Carolla. Porta palla, punta Burgio, finta. Doppio passo e calcio d'angolo. Batte proprio Nicola Carolla. Raso terra, non la riesce a toccare Gatto. Anzi sì, 3-0. Rimessa dal fondo. Lungo, carta, petto di Mattei. Palla avanti per Gatto. Spalla la porta, tocca per Contino, che va su Buscemi. Passa il 72, Carolla alla sua sinistra. Non lo serve, va da solo Contino. Perde il pallone per un attimo. Rimpallo, la tiene in gioco Mattei. Carolla punta il suo amico Burgio, ma si chiudono bene gli MPG. Ancora Carolla, non ha spazio per calciare. La porta con la suola, tocco per Gatto. Mattei, guarda la porta, calcia, scivola, calcio d'angolo. Batte Contino forte dentro, non arriva Gatto. La palla. Che culo! Hanno detto perché li messi a cazzo di cazzo? Hanno detto custodia a terra. Dobbiamo fare? Fratello è stato a mettere le birre a terra? Ha messo lui. Buscemi. Quando compare? Non mi sono fermato un secondo. Quando? Colombo ancora Buscemi! Che fa 4-0. Cappotto! Per i Padre Spio, comunque c'ho le dita, ha fatto un assist, ha fatto un assist infilato. Altro assist di Colomba? Sì, facendo festa il Padre Spio. Anzi no, un gol è un assist. Sì, l'hanno perso 4-2 a festeggiare. Vabbè, siamo andati poi dalla festa. Vabbè, Malvi era... Era là. Ma era convocato, era prima. Sì, lo so, però... Arnone si ferma, non sa chi servire. Contino suola, non calcia, finta su Colomba, calcia adesso, colpito in pieno Andolina. Cade. Non riesce a tenere carta in gioco, sarà quindi calcio d'angolo. Palla dentro, carta, deviazione su Arnone. Vabbè, un po' non giocava, cioè Lovi non giocava. Mattei, verticale Arnone, si ferma, tocca per Nicola Carolla che porta palla sia alla destra che a sinistra, ha una soluzione, non passa il pallone, allora ripartono gli MBG, 3 contro 1, Spedale! Fa gol il Pirata! 5-0! E bacio in telecamera per il Pirata Spedale! Non ci credo, ragazzi, è altro successo. Ragazzi, è successo. No, il Pirata. Due assist e un gol per Colomba. Ragazzi, gran Pirata. Giocatore oggi. Oggi è molto sensazionale. Oggi è molte giornate memorabili, Angelo Colomba. Giornate memorabili. E 5-0 MPG sul pallone perso da Nicola Carolla, no, che lo riperde poi Spedale Udarnone. Mattei riparte, contropiede, Padre Spio, 3 contro 2, Mattei doppio passo, Colomba in scivolata due volte a chiudere Mattei, che poi rincorre Andolina e lo ferma con i piedi di Maio. Mattei, profondo rosso per i Padre Spio. C'è Ravolo, vediamo se c'è la reazione della squadra di Ceravolo, ma gli MPG oggi stanno facendo una grandissima partita. Andolina per suo fratello, palla per Colomba, chiude Arnone, rimpallo, rimessa laterale. No, Nicola Carolla, diciamo che ha voluto fare un assist.
per l'ospedale, per finire il suo amico ospedale. Ha perso il pallone e è andato a segnare il numero 7. Proprio lui a portare palla con la suola, ma è solo contro Colomba e Alessandro Andorina. Poi Tun su Colomba, è passato, continuo, non riesce a servire. Manca di squadra. Manca l'intesa, manca la punta e il Padre Spio. E soprattutto c'è poco movimento avanti, sono tutti, diciamo, fantasisti. Carolla, sì, continuo, Cravolo. Cravolo, anche Arnone, che comunque tecnicamente mi sembra. Manca un attaccante di peso che prende palla a fastidio. Ma Mattei comunque ci può giocare anche dietro, ma mamma mia. Serietà. Brividi. E che ho visto un po' di palla. Non si capisce. Carta lungo per Andolina, grande stop. Dopo ne apre Andolina. Bravo. Esatto. Ah, no, sono ci vorrebbe un po' di serio. Sì. Io sono domani. Buongiorno Perricone. E domani in coppa. Lollo Andolina. Provato a calciare da. Sì, calcio d'angolo diretto. Tanto è avviato. Pensavo parlassi di quello che. No, è andato incontro Carolla, c'è Arnone, non lo serve Carolla, adesso sì, Arnone sotto le gambe di Carta, 5-1, provano a riaprire la partita di Padre Spio. Bello questo, strabella sotto le gambe gli ha messo due tunnel. No, non ci sono. Carolla recupera il pallone. Mattei riserve Carolla. C'è dentro Ceravolo. Invece calcia. Carolla out. Faccio la mia betta. Se Claudio sta centrale, fisso prende un ottimo gol. Se Claudio sta centrale. Ma potevano farla all'inizio. Colombo. Porta lui palla allarga per Centrella. Rimpallo contro Ceravolo che gliela ruba. C'era di Ceravolo per Carolla che ha fatto il velo Mattei, però non c'ha credito per lui, non si sono capiti i due. Andolino come gioca? Questo stavo guardando, è un tattica, è lo scarpino con la pelle in movimento. Andolino vuole il tocco per Centrella, non si capiscono i due. Recupera Arnone che porta palla, vale fatto. Ceravolo si è inserito bene, stop di destro e calcia col sinistro alto. Colomba verticale avanti, Arnone ha capito tutto, anticipando lì una palla per Ceravolo che non calcia Carolla. Carta lo chiude Ceravolo, che cosa ha sbagliato il numero 3. Era importante mettere dentro questo pallone per i Padre Spio, che adesso sembrano aver trovato forse una quadra anche con l'aiuto degli MPG, che hanno forse abbassato un po' la guardia. Quanto tanco, quanto la pecora. Mattei anticipa con forza Lollo Andolina, Arnone poi per Ceravolo, taglio di Carolla servito adesso, palla per Arnone, Colomba deviazione e la palla non esce neanche in angolo. Mattei ad anticipare ancora Andolina, Mattei forte, Colomba, ma adesso i Padre Spio stanno premendo forte per andarla in qualche modo a riaprire. Ma il Botafica hanno vinto contro la Scoteca B? 2-1. Mattei dentro il pallone per il grande inserimento di Gatto, 5-2, ci credono i Padre Spio. Questo però un gol, una spavatura difensiva. Sono ancora vivi. Ma si sta rimessa la trale, vale. Sempre lo stesso discorso. Sì, vale. Soprattutto a 5. Se non vuole questo. La linea l'ha messo. Dai, raga, va bene. A 5 vale ancora di più che a 7. Bravo, Colomba non deve perdere il pallone contro continuo. Andolina serve Centrella! Un anno dopo, sempre il Green Prater, Lele Centrella fa 6-2. Barella, magari questo poteva un po' Barella, visti i pizzi.
Ma chi ti parla? Con me. Ah, tu sei il Barella. Io ho capito i Barella. Ah, mi ha detto che sono bellissimi. Non c'è niente. Tiro deviato, Carol, rimpallo. E finisce qui il primo tempo. 6-2 per gli MPG. Si riparte. E poi io mi devo cambiare. Adesso col secondo tempo, con la palla subito provata da spedale in profondità per Buscemi. 10, 5. 10. Ma tu devi pagare. Tutto a te? Sì. No. Comunque. Non so voi. Calma. Continua, sposta bene il pallone. Serve per Gatto. Sinistro deviato, carta. Attento, è rimessa laterale. Dai, Coco. Palla per Continuo. Gran giocata di Ceravolo. Tocco per Gatto, no, che mette dentro. Non calcia. Poi Arnone la tiene in campo. Sposta su Buscemi. Ancora Arnone, forte dentro. Guadagna angolo Gatto. Dentro Arnone, deviazione. C'era folle, forse fallo di mano di Gatto. Poi c'era. Non c'è. Non c'è Gatto. Ci sarà. Se non ce l'ha nel sacco. Simpatico. Sani. Non c'è in tasca. Nel sacco degli MPG. Ma c'è anche vedo. Buscemi. Oh, Ale. Adam. Anche al tunnel di Continuo su spedale. Poi ha calciato rimpallo. Ceravolo fa anche il sombrero su spedale. Che comunque non si arrende e lotta. Gatto la tiene in campo. Clamoroso. Ceravolo. Tocca per Gatto, palla sul destro, forte! Bombazza del numero 4, calcio d'angolo. A bombazza amici di striscia. Con questo campo si scivola un macello. Sì. Un macello. Qui. Cazzo. Dentro Continuo. Messa laterale per i neri. Vuole il pallone Gatto, spalla alla porta. Non mette dentro. Vediamo se tocca su Continuo. Vuole provare a passare. Calcio d'angolo. Partiamo, due fuori. Palla dentro, invece no. All'indietro per Ceravolo che calcia in posizione impossibile. Allora ora. Toccato Carolla in rimessa laterale. Pepe. Palla dentro con la testa Burgio. Palo pieno. Sfiora doppietta Burgio. Riparte Gatto dall'altro lato. Spedale.
lo ferma, riparte il numero 7, sposta il pallone, spedale. Poi Di Maio con i piedi, pallone regalato però a Buscemi. Finta su, continua ancora Buscemi. Lo manda al bar, dentro per spedale. Carolla ha chiuso tutto. Poi prova le finte su Buscemi. Calcia! Carta quasi levato la mano. Hai giocato. Ha pure segnato. Grande tiro libero. Stile Alessandro Valle. Sì, uguale. Comunque devo dire che con questa ragazza in magia avete fatto un upgrade clamoroso, eh? Chi è? Ma chi è? Ah, sì. Giacomina, Perricone. Giacomina. Bella, bella femmina, posso dire. Nicola. Sì. Mattei. Carolla. C'è Arnone dalla sua destra, servito, palla dentro Burgio, anticipa Contino, Chiarello fa ripartire gli MPG, palla per Buscemi che punta Carolla, dall'altro lato c'è Burgio, destro, non riesce a beccare lo specchio della porta, il numero 45. Giorgio Carolla. Chiarello lotta e lo chiude. Contino, non ha spazio per calciare. Ha chiuso Buscemi. Gatto! Sul tocco di Contino, 6-3. Doppietta per Gatto, che prova in qualche modo a riaprire la partita. A me, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao, partecipa compare. L'amico mio. Eh? Partecipa l'amico mio a questo torneo. Chi è l'amico tuo? L'amico mio King Kong. Sì. C'è? Sì, sì. Allora ditemi quando giochiamo contro che io farò di tutto per... Non siete nello stesso girone. Vabbè. Lo stesso. Quanto se volete voi... per metterci allo stesso se girone? Se voi venite in panchina con me. Quanto volete? Ah no, ma non siamo noi. Sì, ma io pure. Carnale. Mattei. Quello che vuole chiaro a me. Lo verticale, cazzo. Carolla forte. Chi è che mi sta chiamando? Quello è King Kong. Oh, io sono in campo. C'è Albi qua fuori. Dove è? Carolla. Alla palla sul sinistro, fermato bene da Chiarello. C'è Buscemi, turno sul continuo. Buscemi! La parata di Maio col piede. Gran parata del portiere dei Padre Spio, che dà ancora quel forse 1% di possibilità di rimonta alla squadra di Ceravolo. Perché con 3 gol sotto è molto complicata la questione. Da andare a riprendere. Colomba vince, rimpallo contro Gatto, lottando bene. Buscemi stop a destro. Chiude Mattei. Batte Buscemi dentro per Chiarello, anticipato secco da Mattei, che ha già ribaltato il fronte. Mattei colpito in pieno Burgio. Ora vanno a lottare i due. Hanno appena vinto un'Europa League assieme al C7. Adesso lottano per questo match. Continuo voleva l'insegnamento di Mattei, ripartito Buscemi solo con Di Maio. Buscemi con l'esterno destro mette fuori il numero 10. Carolla verticale, si gira il 9, doppio passo su Burgio, calcio deviazione di Colomba. Mattei. Carolla si è staccato, a spazio pensa la conclusione, si inserisce continuo, servito, mette dentro, si era staccato Mattei, la palla arriva a Carolla a incrociare, 6-4, c'è ancora una partita, c'è ancora una partita per i Padre Spio, 6-4, l'ha riaperta Nicola Carolla. Campolunghi, Campolunghi per gentil cortesia, Erling Braut, Campolunghi. Centrella, tocco per Lollo Andolina, l'ha anticipato Contino che ribatte il fronte,
mette fuori, non l'ha deviata a Burgio. Anche per Carbonari, nessuna deviazione. Centrella spazio sull'otto di destra, ma adesso gli MPG devono rimanere concentrati. Parla per Centrella con l'esterno sinistro, stava cercando il gran gol. Vabbè, grazie. La prima con il gol di Ale, non si vede il segnale. Ha segnato la palla. Cioè, siamo a 9. Grazie. Sì, Carolla dentro il pallone. Kylian Centrella a chiudere, ma a regalare a Gatto. Arriva Contino. Fallo. Ha fischiato però fallo Carbonari di Gatto su Centrella. Carta verticale per Andolina. C'è Centrella solo. Si gira Andolina, pensa alla conclusione. Il matto Mattei a chiudere in rimessa laterale. Colomba, bella finta, è solo per non sa chi servire perché non c'è nessuno dei suoi dentro del rigore. Guadagna il massimo calcio d'angolo. Colomba per Andolina. Si prova a girare, a mettere dentro. Chiude Mattei. C'è ancora una vita, 15 minuti. E i Padre Spio l'hanno riaperta. Colomba lotta e mette dentro, non arriva. Centrella 10 già. Adesso gli MPG non devono abbassare la concentrazione. Dal vantaggio di 6-1 adesso stanno 6-4 e ci credono i neri. Carolla sposta il pallone ancora con la suola, poi la tiene in campo a lottare con Burgio. Batte Mattei. Carolla, tocco per Ceravolo, dentro per Gatto. La toccata Centrella calcio d'angolo. Tu dimmi quando fuori. Batte Carolla dentro. Se lo stava facendo da solo Colomba. Poi Centrella ha provato il tocco per Lollo Andolina. Ha chiuso Mattei. Lo prestano però in due. Mattei con la rabbona. Ha delle giocate alla Giulio. Claudio qualche volta. Buon sangue. Il sangue Mattei. Da ultimo uomo così rabbona e poi l'ha regalato. L'ha recuperata però Claudio Mattei, che adesso gioca servito da Gatto. Avanza il numero 8. Allarga per Gatto con la punta. Chiuso Colomba. Batte proprio Gatto dentro. Chiusura grande di Ale Andolina. C'era Ceravolo a porta vuota. Poi Lollo Andolina a far correre Centrella all'indietro. Anticipato Ale Andolina da Contino. Ale Andolina. Colomba. Lollo Andolina. Punta Mattei. Vediamo se passa. Sì! E con la punta fa il tunnel a Di Maio. Ma il pallone è andato sul palo esterno. Bisogna giocare con la sponda proprio. Continuo. Non ha spazio per passare Carolla. Mattei. Attaccato a Sergio James. Ce li ho da. Che biccio di fatto. Magari. Dai. Ce li ho da 2 settimane. Da 3 settimane. Ah, ma quindi da cattissimo. È già un mese tardi. Colomba. Vero. Tunnel su Mattei è passato. Continua da ultimo uomo. Con estrema tranquillità. Riparte Ceravolo. Vediamo se lo serve Mattei. Adesso sì. Troppo lungo. E Carta vuole far ripartire subito Colomba. Non c'è un attimo di sosta in questa partita. Adesso gli MPG cercano di mettere un po' di calma e tranquillità nel possesso. Sono in vantaggio di 2, non devono buttare addirittura il quintuplo vantaggio, si può dire quintuplo, che avevano
sugli avversari. Ale Andolina! Di Maio col piede. Come fai? Come tempo, Ale? Fuori. Se io ora mi vado a cambiare, l'intervista che la fa. Tu non puoi. Non puoi. Colomba, Andolina con la deviazione. Adesso ancora Colomba dentro. Mattei, palla avanti. Ale Andolina anticipa Ceravolo. Continua, tanto spazio per pensare. Ed era forse un tiro cross il suo. Sì, è stato velocissimo. Sì. Dammi il telefono. E dovrebbe essere a lui e faccio qua. No? Così. Fai veloce già. Ceravolo voleva servire in profondità Carolla. Chiusura puntuale di Buscemi. Mattei. Carolla sposta il pallone, pensa alla conclusione. Andolina però raddoppia Buscemi, guadagna in massimo la laterale. Continuo. Provato la palla verticale per Mattei. Andolina va a pressare, continuo, gli la tocca. Palla che arriva a Di Maio. Ceravolo. Centrella, lo contrasta Ceravolo, rischia tanto. Poi il pallone arriva a Contino che prova a saltare Centrella. Non riesce Centrella, tenuta in gioco, finta di Centrella. Ancora poi tocco per Lollo Andolina. L'ha fermato Ceravolo, è scivolata Contino. Ripartenza Padre Spio. Carolla, taglio di Mattei, va Carolla! Paratona di carta che tiene il risultato sul 6-4. Non entra il gol che riaprirebbe ufficialmente questo match. Non è d'accordo carta. L'ha toccata Ale Andolino. Ceravolo non si intende con Mattei. E la riparte subito con le mani carta per Buscemi. Ha chiuso Arnone. Poi Carolla, il fisico cerca di gestirla. Poi per Mattei che non chiude il triangolo. Arnone avanza col sinistro, palla regata da Andolina. Mattei arriva e la riconquista. Rimessa laterale. C'è stato fallo, però sanzionato dal direttore di gara. Mattei batte forte, veloce. Parto attento. Arnone prova il turno su Centrella. Poi ha fatto fallo. Verticale verso Gatto che sposta il pallone. Gatto! Ale Andolina a fare da secondo portiere. Gatto per Ceravolo che prova il tunnel su Ale Andolina. Non è sicuramente l'avversario più facile a cui farlo. Buscemi senza fronzoli, pensate. C'è stata anche deviazione. Quindi l'ha guadagnata il 10. E adesso gestisce. Calcia da lontano, facile per Buscemi. Per Di Maio, scusate, che va lungo per Gatto. Ha chiuso proprio Buscemi. E Burgio, Andolina. Andolina ancora una volta. E Buscemi che perde palla, rischia, esce carta. Colpisce in pieno! Continuo, ha rischiato tanto carta. Burgio. Lollo Andolina. Burgio verticale, Buscemi si è mosso bene, è passato Buscemi, Di Maio e poi Arnone. Incontro per Contino. Mattei triangolo perfetto con Arnone e calcia fuori. L'ha spaccato in due. Fai, mi aiuti?
Matteo a lottare con Lollo Andolina, ha fatto fallo. 6-4. Grazie. Andremo in palla di quelle spicche. No, la potevano pure riaprire. Comunque un passo. Non lo so usare, ritengo così. No, vabbè, mio fratello la usa. Quando dico è scones. Mattei. Verticale Arnone. Il pirata. Gran gol. Aspetta, senza il pirata e pure Lele Centrella dopo un anno. Il ritorno di Kylian Karabilele. Occhio a Campolunghia. Campolunghia ha segnato un po' sottotono. Ha fatto fare pure un gol agli MPG da grande ex. Gliel'ha regalato. Lotta Arnone. Poi forse palla trattenuta. Andolina, tocco per Buscemi. Ancora Andolina. E finalmente forse la chiudono gli MPG con le due stelle offensive, Andolina e Buscemi. 7-4. Stasera da Giulio Cesare ci sarà da ridere. Cos'è alle 9 un quarto, ricordo, alle 9 un quarto. Cos'è Giulio Cesare? Andiamo a mangiare pizzetti insieme. Non vogliamo. Assist Buscemi. Questa però una cosa figa. Tripletta di Lollo Andolina. Non so se tu la conoscevi sta cosa, guarda. Cosa? Oh, Buscemi! No! Giura! Non avevo idea! E quando segni non basta fare il tac e cambi. Quindi ti puoi vedere tutti i commenti. Spettacolo! No, vabbè, bro. Ma quanto me lo devi dire? Ma è faio un po'. Io vedi che sono uno che parla col pubblico. Per le semifinali del infatti dicevo, ma com'è che lui vede i commenti? Andolina ancora! Stavolta fuori. Infatti poi mi chiedevo, ma dove li vedi i commenti? Spettacolare. No, troppa. Ma di cosa? Tipo di... È un mix fra Rustuta e tutte le tipo le sigarette elettroniche, tipo gli svapi. Gatto a lottare. Ragazzi. Adesso fischia fallo carbonale. Mentre in macchina. Ancora c'è il big match. Mentre in macchina dal Padon Bosco. Ho messo 2 minuti di Twitch per questa. E ti giuro, Daniele non lo riconoscevo. Dico, ma chi è questo? Che gioca con gli MPG? Arnone tocca per Carolla Suola, Carolla Campolunghi non supera Ale Andolina che è un muro, poi Arnone ci prova al rimpallo, l'ha vinto Buscemi, contropiede MPG, palla per Buscemi con la punta, poi steso da continuo, non c'è pirata. Niente, spedale, il pirata recupera, c'è Ale Andolina, ma il pirata gestisce tunnel! Del pirata Arnone, però non è d'accordo. Non c'è fallo. Si è fatto male Arnone. Spedale senza fair play. Stava continuando a giocare. Poi si ferma. Spedale come Pulisic. Spedale come Pulisic, verità. È un pazzo, ragazzi. Ma perché, compà? È uno che è proprio vuole il gol tutto il tempo. C'è l'avversario a terra. Lui vuole il gol. Stava andando a segnare. Se Carbonari non fischiava, ha fame di gol. Oggi invece il nostro Nicola Carolla. Campolunghi 9. Un po' sottotono. Tanti errori. Ah, però compà, io sono solo. E pecore dove è là? Qua, però mi devo cambiare il coso perché sono solo. Mi devo prendere quello, il tablet. Non posso farlo solo con questo coso. Ma fino. Compà, ma è una camorria. C'eravano, adesso allora, anche il triangolo con cosa. Mattei. Carta. Devo dire grazie una cosa, non sono ricordato. No, vieni. Ci devo dire una cosa. Aspetta. Ciao a tutti. Campolunghi. Carolla calcia carta con tranquillità. Davide. Palla lunga. Davide, che Se me ne vado. Prova Ceravolo. Casacche, tre piedi. Il problema sai qual è? Devo fare pure l'intervista. Ma io poi qua sono solo. Ma che campo di gioco è quella? Là? Andri Lauri. Ha una fame questo ragazzo con la maglia numero 7. Eh sì, caro il mio Lauricella. Ci manchi. Tantissimi 20 euro, ricetti. Ci manchi. 20 euro. Ci manchi. Lele Centrella, gran parata di Di Maio. Ma perché non c'è? Dov'è? A 20 euro è la bricella, 20 euro e 20 euro. Che fa? Che fa? È un truffo. Buscemica, regista tipo video musicali, che io ho visto le storie. Anche, ma non fa quello di pomeriggio. Ha tanti lavori, ragazzi. Sicca.
Minchia, 20 euro paga il ficcare, un casino. Lo pagano lui. Ficcare con 20 euro. Lo pagano lui. Pagano lui il ficcare. Non commenta più Andrea Lauri, niente. Ci vediamo stasera, Andrea Lauri. Spedale, prova ad andarsene. Di Maio con i piedi alla Sommer, rischia. Ceravolo, ribalta il fronte. Buscemi lo chiude. All'indietro batte Ceravolo per il prof Contino che alza lo scavetto per Carolla. Ha solo un piede, purtroppo non riesce a calciare col destro, prova col sinistro. Carta, non riesce a tenerla in gioco. Niente, Andrea Lauri 27 è sparito. È morto. Comunque mancano 3 minuti, si può dire che ormai la partita è finita. Sì, ormai la partita è finita, l'hanno chiusa gli MPG. Rimpallo di Contino, spazza Buscemi. Mattei Ceravolo pensa alla conclusione, prova il tunnel su Burgio, non passa, riparte, super, palla per Spedale che ha provato la doppietta, l'ha tentata per dedicarla al suo amico Andri Lauri, non c'è riuscito. Poi sciocchezza di Ceravolo che dopo il pallone dato da Di Maio gliel'ha riconsegnato, e allora praticamente punizione sulla linea di porta per gli MPG. Facciamo tirare a Roberto. Picchiate la torre, vabbè. Dice a folle Andrea Lauri. È a folle, lo dice. Vabbè, allora non diciamolo che cosa sta facendo di nascosto. Andrà Buscemi. Intervista Spedale, assolutamente sì. Qua che partita c'è? Ecore contro la squadra di mio fratello. La Pasquale di Tancredi contro la squadra di mio fratello. Bella sarà, secondo me. Nelle pecore abbiamo battuto le pecore. Sì, ma hanno detto, vabbè, erano un disastrato. Sì, è vero. Anche noi eravamo 5 contro. No, perché fa una partita. Toccherà Buscemi per il Pirata. Pirats, i Pirates. Spedale! Pare in qualche modo Di Maio e due di recupero. Ciao Ricky. Ciao Ricky. Ceravolo anticipato da Burgio, riparte Bruce Wayne, tocco per Spedale, non riesce a far doppietta il numero 7. Burgio ancora ad anticipare, Buscemi contro Di Maio, finta Buscemi, Buscemi, Di Maio para, centrella, Killian Carabilele, centrella, doppietta per Killian. 8-4. Il grande ritorno. Mille centrella. Diciamolo, il risultato inaspettato. Ci aspettavamo molto più equilibrio in questa partita. Secondo me Patrischio manca proprio l'attaccante e il difensore. Vero, vero. E gli MPG comunque l'hanno approcciato alla grande. Alla grande, 5-0 subito. Il primo tempo finito 5-0, 5-1. Clamoroso, clamoroso. Vabbè, ma con un attaccante del genere, questo qui col numero 7, che vediamo qua. Ma cosa... Cosa ti aspetti? Cosa ti aspetti? Lui sta fermo per un anno, Lollo, quando Andolina torna... Chi? Lollo Andolina quando chi? Quando torna colpisce. Punizione. Batte, continuo, forte, barriera piena. Manca un minuto. Carolla, palla regalata al suo amico Burgio e finisce qui, vincono per 8-4 gli MPG. Ci vediamo tra pochissimo con la partita fra Pecora Verde e Longobarda.